Allora, che hai fatto? Hai deciso? Ti sei iscritto? Oppure ancora no? Dai, vai, clicca su questo tasto e partecipa al walkthrough. Solo 9 euro, 14 euro se vieni con un tuo amico. Ti rimborso se non ti piace, ti regalo qualcosa. Insomma, dai, devi solo venire e conoscere questo benedetto funnel marketing perché è veramente benedetto per la tua attività. Ti potrà permettere di fare tante, tante nuove cose. Adesso voglio condividere con te invece i tre primi semplici segreti che tu potrai attivare ed applicare subito alla tua attività, sin da adesso. I tre semplici segreti per iniziare a contrastare i fenomeni del web, perché sicuramente, sicuramente Amazon e gli altri leoni del commercio elettronico in qualche modo stanno disturbando la tua attività. Lo so perché capita a tutti, magari vengono ragazzi o persone, guardano i tuoi prodotti, li misurano e poi escono e comprano magari dal loro smartphone. Brutta cosa, ma succede. Ma tu devi fare in modo che questo non succeda e ci sono delle cose che puoi fare per iniziare a contrastarlo. O magari potrà anche succedere che tu perdi clienti con Amazon e altri, però avrai le opportunità di recuperarli in altri modi. Andiamo a vedere come. Innanzitutto, io dico sempre morire di Amazon? No, grazie. Vivere di Amazon, vivere di Amazon. Inizia a sfruttare la piattaforma di Amazon. Sì, inizia a sfruttarla perché è un bacino di utenza impressionante, organizzata e anche a tua disposizione. Quindi devi iniziare a stare su Amazon con la tua attività. Però attenzione, la prima cosa da fare è affiliarti, quindi affiliati all'Amazon. Poi non cascare nella guerra dei prezzi. Non cadere nella guerra dei prezzi, cerca di mettere online su Amazon prodotti con margini interessanti, ma soprattutto non fare la competizione del prezzo perché non ti porta da nessuna parte. Tanto ci sono tante persone che acquistano, tu metti il tuo prezzo, magicamente potrai aspettare anche un po', ma quando su Amazon vendono i prodotti che sono davanti a te con i prezzi più bassi, arriverà il tuo turno e ci saranno persone che comprano i tuoi prodotti e non avrai abbassato il prezzo. Te lo dico per certo perché già è stato fatto, già lo hanno fatto alcuni miei clienti che inizialmente combattevano il prezzo, ma poi si sono resi conto che è meglio attendere un po' e vendere con prezzi e margini interessanti. E poi, appunto, inizia a recuperare la tua quota di mercato. Secondo Se punto Amazon. che voglio, il secondo segreto che voglio condividere con te è invece il social media. Inizia ad essere presente sui social, quindi su Facebook, su Instagram, su LinkedIn, inizia ad essere presente. Però attenzione, sii presente in maniera congruente. Innanzitutto apri un tuo profilo personale che sia veritiero, che abbia tutti i dati precisi, perché poi di conseguenza potrai aprire una pagina dedicata o ai tuoi prodotti o alla tua attività e la pagina potrà accadere nella pagina di ottenere tanto traffico e attenzione che se hai fatto un profilo fake, praticamente Facebook dopo te la chiuderà. Quindi fai attenzione a queste cose. Inizia a stare sui social, almeno ad essere presente, inizia a comunicare con i tuoi potenziali clienti perché nei social c'è tantissima gente. Pensa che se fai un raggio di azione di 20 km dalla tua attività, beh, circa 30 milioni, 30.000, scusa, persone al giorno navigano sui social e quindi hai la possibilità di farti vedere da loro. Il Il terzo terzo. segreto, che poi come vedi non sono tanto segreti, ma sono cose che purtroppo io però mi rendo conto che vado, visito clienti, incontro attività tradizionali che ancora non utilizzano questi sistemi. Il terzo è il tuo e-commerce. Inizia a sviluppare un tuo e-commerce. Attenzione perché un e-commerce è qualcosa di abbastanza complesso pure da gestire, ma inizia e conosci, informati, formati, fai da te, se hai tempo, fai da te, se non hai tempo, avvaliti di professionisti, di web agency o di freelance, ma fai attenzione di conoscere prima per fare in modo che questi professionisti non ti facciano il pacco. Quindi segui Sandro e ti illustrerò come non farti fare il pacco.
Adesso iscriviti al mio World Tour, io rilancio Firenze e vieni a conoscermi perché mi piacerebbe tanto vederti in faccia dal vivo e parlare direttamente con te, che ti assicuro che mi rimane anche più facile parlarti davanti che magari davanti, che invece davanti a questa piccola telecamera. Dai, clicca lì sotto e vai a registrarti a Io Rilancio Firenze. Ciao!